Allora, io ho strutturato il mio intervento in tre gruppi. Un argomento è abbastanza ostico, perlomeno per me, e vi dico, neanche mi piace troppo, però non sempre si può fare quello che uno vuole. E l'argomento dei crediti condizionali e le riserve, che in una certa maniera è stato anche preannunciato dal dottor Pastore, e però merita un qualche approfondimento, soprattutto in relazione all'utilizzo che via via si fa di questo strumento. L'altro argomento sarà la valenza dello stato passivo, con un richiamo di caso pratico, e poi alcune pronunce giurisprudenziali che secondo me possono far comodo, anche perché e si integrano con le precedenti relazioni, e comunque sono casi particolari che certamente possono destare interesse. Allora, sui crediti condizionali, questa esigenza nasce dal fatto che spesso e volentieri negli stati passivi si vedono l'adozione di talune riserve o condizioni. Per la verità, la maggioranza, o spesso e volentieri, queste condizioni sono condizioni improprie. Per condizioni improprie intendo quelle che non hanno luogo in relazione con una previsione legislativa. E allora cerchiamo di metterle in ordine e di riuscire a capire come il tutto funziona. Allora, la materia dei crediti condizionali viene citata nell'articolo 55, dove appunto si dice che possono partecipare al CUSA, allora che sono crediti condizionali quei crediti che non possono partecipare al concorso se non previa l'escussione del creditore principale. D'accordo? La fattispecie è in genere quella della garanzia, cioè della fideiussione. Invero le fideiussioni bancarie in genere non danno luogo verso il garante ad una problematica di beneficium expulsionis, sul presupposto che vi è sempre inserita la clausola di deroga, ma ciò non avviene per le altre garanzie ordinarie, che si presuppone sempre l'espulsione del debitore principale, questa anche ai sensi del codice. Detto questo, ci sono delle ipotesi particolari poi che vanno al di là di quelle delle garanzie. Può essere per esempio il socio di una società che viene dichiarato fallito, non nella partecipazione in questa società, ma per un'attività propria o per la partecipazione in altra società. A quel punto, tenuto conto che il socio nell'SNC risponde dei debiti di quella società, sarebbe possibile ipotizzare che il creditore della società possa avanzare istanza d'ammissione al passivo verso il fallimento del socio dichiarato fallito, appunto in relazione all'esercizio di un'altra attività. Ecco, questo è il tipico esempio di un credito condizionale, dove appunto, trovando ragione giuridica nel codice civile che dice che il socio risponde delle obbligazioni della società salvo l'insufficienza del patrimonio della società stessa, a quel punto il credito è condizionale. Fatte queste ipotesi, quindi l'ipotesi della fideiussione, l'ipotesi del socio, che sono due ipotesi che mi sono venute in mente, ma ve ne possono essere altri, l'articolo 55, appunto, che prevede la fattispecie che il credito condizionale può partecipare al concorso soltanto previa l'escussione del creditore principale, quindi nello stato passivo ci sarà scritta questa cosa qua, a un certo punto ritroviamo il credito condizionale nelle disposizioni dell'articolo 90, scusatemi un attimo, dell'articolo 96, che dice che disciplina le ammissioni con riserva. Le ammissioni, quali sono i crediti che vanno ammessi con riserva? Il codice li elenca e dice che vanno ammessi con riserva appunto i crediti condizionali, ribadisco che crediti che necessitano dell'espulsione del debitore principale, uno, il creditore che non è in grado di produrre un giusto titolo non per sua responsabilità, e quindi il giudice a quel punto può ammettere con riserva quel credito dandogli un termine per la produzione del relativo documento. L'ultima ipotesi, appunto, che veniva citata anche dal dottor Pastore, sono quelle delle sentenze, d'accordo? Il creditore che ottiene una sentenza non ancora passata in giudicato o è oggetto di impugnativa ha diritto a partecipare al concorso fallimentare formulando la domanda di ammissione, che sarà appunto che otterrà ammissione con la riserva, cioè all'esito del giudizio. Altre riserve non sono previste nella norma.
altre riserve non sono previste. E a questo punto ci poniamo il problema di tutte quelle condizioni che io all'inizio ho definito come improprie, non espressamente previste, della valenza giuridica di queste riserve. Cioè, per dire, condizionatamente al rinvenimento del bene, che cosa vuol dire? Dice sì, da dove venga, ma questa non è una riserva, è una condizione, impropria. La Cassazione ha stabilito che tutte le condizioni improprie, non hanno valenza, sono come se non apposte. Quindi se un provvedimento di ammissione andrà regolato come pure semplice ammissione, è chiaro che quel caso lì avrà sua soluzione nell'ambito del riparto, perché nulla osta a che se io ammetto pienamente anche un creditore per la sua causale di privilegio e non rinvengo il bene, al limite, al di là del fatto che è bene dirlo se il privilegio speciale non si riviene in bene assolutamente, ma pensiamo all'ipotesi che il bene possa essere oggetto di un'azione di revoca e possa essere recuperato. Quindi a quel punto si può tranquillamente adottare, così come ha detto anche poi la Cassazione, un provvedimento di ammissione, mettiamoci anche la condizione, ma non ha una valenza, e sarà nell'ambito del riparto che quel creditore avrà la sua regolazione, cioè nel momento in cui si va a effettuare il riparto, se il bene è stato recuperato all'esito dell'azione revocatoria, ammesso che ne ricorressero poi i presupposti, e otterrà il riparto, altrimenti il bene non è stato recuperato e non avrà, particolare valore. Relativamente anche, questa problematica non si pone tanto con i singoli beni, ma spesso appunto ho messo come argomento all'ordine del giorno questo, perché relativamente a delle controversie ante fallimento di una certa complicatezza, ho visto in alcune occasioni i giudici, forse anche abilmente, perché il procedimento da ammissione al passivo è un procedimento sommario, va bene? Non è che si possano assumere tutte le prove, cioè teoricamente si può fare, però comunque ha la natura della sommarietà, insomma c'è una proposta del curatore, il giudice decide un po' a secondo delle documentazioni, a secondo della proposta del curatore, a secondo del materiale giuridico che ha, teoricamente potrebbe anche svolgere degli ulteriori accertamenti, ma la tempistica obiettivamente non lo consente, non è pensabile che il giudice delegato, ancorché funzionalmente competente per l'intero, tanto con riferimento alle domande di allocazione al passivo per importi economici, quanto per le rivendiche dei beni anche immobili, è difficile pensare che abbia dei poteri accertativi che possono essere quelli di un tribunale e comunque nell'ambito di una causa ordinaria che si svolge nel contraddittorio, nell'apporto delle prove e quant'altro in una causa ordinaria. Quindi in alcune occasioni ho visto il giudice delegato trincerarsi dietro l'esito della causa, ma obiettivamente quella è una riserva impropria, nel senso che se precedentemente al fallimento è stata attivata una causa, questa per forza di cose si interrompe ex articolo 43. Capita che il creditore, per non incorrere in decadenza, in paure o anche in errori, riassuma quella causa e poi fa la domanda di ammissione, e a quel punto il giudice delegato, in una qualche maniera, non volendo prendere una posizione, non volendo dar luogo a approfondimenti, ammette all'esito di quella causa. Nella realtà, a mio modo di vedere, quella causa è improcedibile e inammissibile, la sua prosecuzione, perché, come abbiamo detto prima, funzionalmente competente a decidere l'ammissione al passivo è il giudice delegato. E lì si tratta di una condizione impropria, quindi a mio modo di vedere dipende anche dall'aggressività del creditore, ma se il creditore si impunta e fa impugnazione, perderà nel grado presso il collegio col reclamo, ma se va in Cassazione e ti dice qual è il provvedimento, che quella ammissione non poteva avere riserva e andava intesa come ammissione piena, e poi nasce il problema. Quindi nei limiti del possibile, torniamo a quello che ho detto all'inizio, nel momento in cui ci troviamo nella condizione di dover esaminare la domanda di ammissione al passivo, cerchiamo di farlo, questo nell'ottica del curatore, nella maniera più completa possibile, diamo corso all'ammissione, se è ammissione pure semplice, ma alle esclusioni con quelle motivazioni che ci sostengono in un eventuale giudizio dinanzi alla in camera di consiglio, ecco, perché poi è così che funziona. In relazione a questo principio volevo ricollegarmi anche appunto alla inammissibilità o improcedibilità
delle cause pendenti anteriormente al fallimento, la cui prosecuzione non abbia una sua previsione legale, appunto ribadisco proprio perché è devoluto al giudice legale la competenza, che le pronunce di Cassazione in ordine alla non idoneità del titolo esecutivo del decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, a costituire titolo nell'ambito del passivo del fallimento, hanno una causale giuridica. Qui c'ho proprio vedo il dottor Millucci, Daniele Millucci, che proprio ci ha avuto un caso simile, penso è stato uno dei primi a affrontare questo problema. La problematica della non validità del titolo esecutivo, dice, vabbè, non è una pronuncia fatta lì, ma perché non vale? Dice, ma perché? Allora, il decreto ingiuntivo non è stato opposto, sono state fatte le notifiche, non è stata apposta soltanto la formula esecutiva perché magari non l'avevamo portato, non avevano fatto la pretassazione al registro, per qualsiasi ragione di incuria. Dice, ma se il decreto era notificato, per quale motivo non vale verso il fallimento? La giurisprudenza della Cassazione si è ancorata a un criterio, perché poi tutte queste cose devono avere anche una motivazione, e si dice, è vero sì, il giudice delegato è competente all'ammissione ai causali di credito funzionalmente, perché ha questa funzione, ma l'accertamento della regolarità della notifica non spetta a lui, spetta al giudice che ha emesso il decreto. Perché la posizione della formula esecutiva sul decreto in relazione alla mancata opposizione ha luogo nel momento in cui è stata fatta la regolare notifica e nei termini non ve la cosa. E quindi dice, se quel giudice non ti dà la verifica sulla regolarità della notifica e non te la dà prima del fallimento, perché poi tutto quello che va a fare dopo non ha più valenza, perché rispetto al fallimento non ha valenza, ecco il motivo per cui il decreto ingiuntivo, ancorché non notificato e non opposto nei termini, ma non munito di formula esecutiva, non ha valenza, per questo motivo, perché dopo l'intervenuto fallimento il giudice ordinario competente funzionalmente a decidere della regolarità della notifica non può più farlo, né questo accertamento può farlo il giudice delegato. Quindi casellina rossa, si ricomincerà da capo e si riproducono i documenti a sostegno dell'ammissione. Un'altra cosa che può essere importante, sempre sul discorso delle riserve, si è posta la problematica, altro caso concreto, del fideiussore, d'accordo? Può capitare appunto che il fallito sia in solido debitore di un soggetto con un altro soggetto, e quindi qual è il momento in cui il codebitore solidale per la prestazione di garanzia prestata al terzo creditore può agire in regresso? Allora, non vi è una problematica di decadenza annuale sino a che non è stato fatto il pagamento per l'interno. Cioè, la condizione perché il codebitore solidale possa partecipare al concorso fallimentare è che abbia pagato per l'interno il debito, nella realtà abbia esercito il regresso dopo l'interno pagamento, così che l'originario creditore non abbia più titolo e possa partecipare lui avendo pagato l'interno. Non è necessario che incorra nella decadenza dell'anno se non ha effettuato il pagamento, perché dal momento in cui ha effettuato il pagamento che sorge il suo diritto a ottenere l'ammissione. Ripeto, sul discorso delle ammissioni lo ribadisco, ma è un tema questo che poi io me lo ritrovo sempre nelle opposizioni. Cerchiamo per quanto è possibile di essere il più analitici possibile, non dobbiamo citare l'articolo che giustifica l'esclusione, però cerchiamo di dare una motivazione molto precisa alla causale dell'esclusione, perché altrimenti dobbiamo sapere che nella successiva fase del collegio non sono spendibili eccezioni che non siano state già proposte, salvo l'eccezione di revoca, che l'eccezione di revoca la giurisprudenza ha ritenuto sempre essere formulabile, e quella della data certa, che è stato ritenuto sempre in virtù delle sentenze della Cassazione eccepibile anche in ufficio. E quindi teniamo sempre, come ho detto prima, tutto nella debita considerazione, che questi pronunciamenti giurisprudenziali sono sempre oggetto di modifica, quindi quello che vale oggi non è detto che possa valere tra 4 anni. Cerchiamo di fare con la giurisprudenza che abbiamo. Io mi sono trovato a dare dei pareri o a svolgere le attività
qualche volta in senso utile, purtroppo qualche volta anche non riusciamo ad ottenere quelle che erano le motivazioni, o ci siamo astenuti dalle opposizioni sui presupposti dell'esistenza di una giurisprudenza di Cassazione che escludeva la possibilità di fare ricorso, e poi la giurisprudenza è cambiata, se l'avessimo fatto chissà come finiva. Quindi però è vero anche sì che non sempre si può portare tutti i procedimenti in Corte di Cassazione, perché c'è una problematica di spese, e quindi nel momento in cui si vanno a fare determinati gradi occorre sempre valutare l'opportunità, la convenienza, dai quali non si può, a mio modo di vedere, prescindere. Sulla valenza dello stato passivo, lo stato passivo fallimentare, una volta che è reso esecutivo, a tutti gli effetti vale come titolo esecutivo, ha valenza tra le parti, ha valenza anche ulteriore tra le parti, anche rispetto ai terzi, per ciò che è riferito ai rapporti tra i due. Quindi sostanzialmente, una volta che c'è questo provvedimento, è immodificabile. In vero, salvo le previsioni che la legge ricollega, tenete presente che c'è sempre una valvola di salvaguardia. La normativa, innovando anche, ha previsto la correzione dell'errore materiale. È possibile correggere lo stato passivo laddove questo, l'adozione del provvedimento, sia stata frutto di un errore materiale. È chiaro, qui tutto può essere un errore. L'errore può essere errore omissivo, può essere commissivo, cioè dalla mancata valutazione del documento, dalla mancata produzione, oppure può essere un errore proprio tipico, quello di calcolo, eccetera. A mio modo di vedere sta nell'operatore interpretare correttamente l'utilizzazione che vogliamo dare a questo istituto, come tutte le cose. Tutte le cose devono essere ispirate a un principio di logica e di giustizia nel caso concreto. Quindi molte cose possono rientrare nell'errore materiale, sia esso omissivo o commissivo. Occorre verificare nel caso concreto che cosa e sulla base di quali interessi andiamo a intervenire in quel caso concreto. E da questo, secondo me, non si può prescindere mai, quando si fanno lavori che hanno comunque una natura decisoria nell'ambito di quel relativo rapporto giuridico. Altro istituto di cui dobbiamo conoscere l'esistenza, non ne parliamo stasera perché è un istituto che andrebbe analizzato in tutti i suoi aspetti, perché ha delle interconnessioni anche con il codice di procedura civile, cioè la revocazione dei crediti ammessi. Personalmente, in 3 o 4 casi ho patrocinato controversie relative alla revocazione del credito ammesso. Questo istituto è volto al rimedio di fattispecie di, tra l'altro, alcune patologiche che attengono a quello, al dolo di qualcuno delle parti, ma anche al rinvenimento del documento di cui uno non conosceva l'esistenza. Anche questo però ha delle preclusioni molto, molto precise. Per chiudere il discorso, lo stato passivo quindi ha una valenza endofallimentare, salvo le eccezioni che possono essere quelle della correzione dell'errore materiale o quella della revocazione. Vi voglio citare adesso un caso concreto che ho affrontato io, perché è emblematico anche un attimino delle situazioni di come, quando il creditore in qualche caso è messo alle strette, poi tenta tutti i gradi del giudizio o si inventa quello che può fare. Ammissione della SORIT per milioni di euro, numerosi milioni di euro, 10, 15, 20, non mi ricordo bene. Vengono azionate le ragioni di privilegio dei crediti dello Stato per l'IVA, per 1752, eccetera, eccetera. Ammissione secondo la domanda, perfetto, viene ammesso secondo la domanda col privilegio generale, quindi soltanto in caso di infruttuosa esecuzione sui beni immobili, quello che gli spetta sugli immobili. Improvvisamente, nel corso della procedura, avanzano con lo strumento dell'articolo 101 della tardiva, poi modificata come revocazione del credito proprio. Avevano fatto un'ammissione, sono stati ammessi per quel che volevano, punto. Giustificano questa ammissione sul fatto che precedentemente al fallimento avevano iscritto sul bene un'ipoteca legale, poi vi dirò anche dell'ipoteca legale e della sua valenza. Avevano iscritto un'ipoteca legale sul bene. E
si avverano nel corso della procedura che dopo il fallimento il curatore beneficia della cancellazione dell'ipoteca di primo grado che spettava al creditore banca, in quanto per accordi che erano in precedenza intervenuti con gli amministratori la banca esegue un accordo e consegna la restrizione del pignoramento e dell'ipoteca accesso sul bene. La solita assume che quella non conoscenza del fatto giustificherebbe la revocazione del credito ammesso, che non sta né in cielo né in terra, nel senso che tu eri ben a conoscenza di quelle che erano le situazioni, avresti dovuto fare una domanda preliminarmente principale o comunque subordinata, una domanda alternativa, fai quello che vuoi, ma non puoi assumere a motivazione della revisione del provvedimento ammissivo che hai ottenuto per tua volontà la non conoscenza di un dato che comunque erano in conservatoria immobiliare era presente nella constatazione poi che l'ipoteca legale, e questo vale anche per tutte le ipoteche, non avrebbe avuto sua valenza sul presupposto che quel bene alla data dell'iscrizione dell'ipoteca legale era pignorato. Dopo il pignoramento, quest'altra regola generale a cui è assimilato a tutti gli effetti il fallimento in giurisprudenza viene qualificato come un pignoramento. Dopo il pignoramento i creditori, per qualsiasi causale giuridica, non possono sul bene assumere ragioni di prelazione particolari, e quindi in questo contesto, evidentemente presi, non so, dal timore dell'errore, dal passaggio tra Sorit ed Equitalia delle responsabilità, hanno attivato un procedimento di revocazione del credito ammesso che neanche si può fare sull'ammissione propria, perché la revocazione è istituto di chi si lamenta dell'ammissione ottenuta dall'altro, ma non della propria fatta secondo le proprie volontà. Comunque siamo in Cassazione su sto punto, a distanza di 6 anni dal fatto, bisognerà aspettare 4-5, assoluta indisponibilità del ricavato dell'immobile sul presupposto che non è possibile a dare luogo al riparto con la spada di Damocle di un procedimento di questo tipo. Questo è un caso emblematico anche di come uno si trova a dover affrontare le situazioni, ma comunque ci è utile per capire che le ipoteche prese dopo il pignoramento non hanno valenza, se ovviamente il pignoramento trova estinzione o a causa in ragione del fallimento, no? Ecco, che comunque quelli che possono essere i limiti per le modifiche. Un punto, così non ne trattiamo dopo, e lo affrontiamo da subito, la problematica dell'ipoteca legale. L'ipoteca legale non è un'ipoteca né giudiziale né volontaria, questo per giurisprudenza. Tra l'altro dicevo, stavo parlando prima un attimino, dipende anche da quello che in Cassazione succede, perché ci sono degli schemi, e credo di aver visto proprio una sentenza di, non so, quelli più anziani se lo ricorderanno, il dottor Cannevale, il famoso se il giudice ammazza sentenze, ancora credo sia in Cassazione, fa delle belle sentenze in materia adesso di diritto fallimentare, ci avrà oramai, non lo so, 100 anni, evidentemente sta lì, ma fatte bene. Sì, però visto nel 2014 era la sezione fallimentare, lui e il dottor Rudolf, questo che si sta sistemando tutto il testo unico per il nuovo fallimento che è delegato per la ristrutturazione, che sistema tutte le cose, glielo auguro, come ci auguriamo. Ecco, però per dire, no? E lì ha detto appunto che l'ipoteca legale presa dalla sartoria non è un'ipoteca revocabile, quindi quella è un'ipoteca irrevocabile, in qualsiasi momento la iscrivono, la prendono, vada per sé. Le ipoteche degli altri, anche con problematiche secondo me anche in una qualche maniera di costituzionalità a mio modo di vedere, perché ma come, tu prendi l'ipoteca legale, la iscrivi un giorno prima del fallimento, quello che se l'è presa 2 giorni prima del fallimento gliela revocate, quella la lasciate, onestamente non credo, però la motivazione è che si tratta di un provvedimento completamente diverso, che non attiene all'iscrizione, che non se ne prevede espressamente la revocabilità, e quindi come tale questa rimane. Allora, volevo citarvi poi, tanto per non tediare troppo, perché poi siamo già, penso, su un orario che ore sono, scusate, così mi regolo anche, sì, siamo già alle 18:30, quindi però vi volevo trattare di alcuni casi giurisprudenziali che sono secondo me interessanti. Allora, uno
sulla scusabilità del ritardo sull'ammissione, io direi che la scusabilità del ritardo, praticamente, visto anche le più recenti pronunce, non c'è quasi mai. Se il curatore è riuscito a fare la comunicazione d'accordo dell'intervenuto fallimento, se non l'ha fatta, retromarcia, è scusabile, e non pigliamoci beghe sul dire che è in corso nella tardività se non hai fatto bene la comunicazione, perché a quel punto troverebbe causa l'esclusione nella condotta del curatore, quindi non se ne parla neanche. Un'altra sentenza vi volevo citare, che aveva destato tanto allarme, che gli operatori se la ricordano sicuramente, è la sentenza delle sezioni unite del 2010. Allora, questa sentenza nasceva sul presupposto della irrevocabilità dei pagamenti o delle operazioni una volta che queste erano state oggetto di domanda d'ammissione di compensazione. Vi dico il caso concreto: una banca propone una domanda d'ammissione al passivo assumendo ragioni di credito di 10, le decurta di 3 e chiede l'ammissione per 7, in quanto relativamente ad altro titolo o altro rapporto escute delle causali di credito che erano pervenute presso la stessa banca e che andavano girate all'imprenditore fallito. Quindi decurta dalla sua domanda d'ammissione l'importo del creditore di cui aveva titolo. Il curatore, e questa sentenza veniva da Perugia tra l'altro, nel senso che era proprio un caso nostro, è stato affrontato in primo grado, in secondo grado, con esito favorevole per il curatore, nel senso che la precedente giurisprudenza era pacifica nel ritenere che le rimesse in conto corretto o l'operazione di revoca, anzi, non trovasse limitazione nell'ambito del provvedimento ammissivo. Per la prima volta la sezione unite, la Cassazione, affrontando il problema, ha stabilito che laddove il creditore decurti il proprio credito di un importo in compensazione e dice la eventuale azione revocatoria che per quel ripagamento il curatore va a riespletare non può più farla perché l'ha accettata. Questa sentenza creò, gli operatori che lavoravano già in quegli anni se lo ricorderanno bene, tutta una problematica sulle ammissioni delle banche. Oddio, adesso che faccio? Perché accadeva sempre che le banche si ammettono per un importo, dico non è che io ammettendo non ricado da tutte le azioni, adesso non posso fare più niente, e quindi si faceva ricorso a questa fattispecie di riserva, di condizione, no? Diciamo mettiamoci così, invece mettiamo dove condizione, alla condizione, che con riserva, nella realtà tutti quei provvedimenti così informali, con riserva d'esercizio delle eventuali azioni di revoca, niente, a mio modo di vedere non valevano niente, era soltanto un tentativo per lasciare aperta la porta, non accetto la compensazione. Alla luce di quella sentenza che è intervenuta nel 2010, tra l'altro me la ricordo anche con la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per esercizio della responsabilità verso il curatore, laddove non avendo eccepito sto discorso qua avesse cagionato un danno all'erario proprio fuori dal mondo, non si sapeva neanche che ragione c'aveva l'erario, che c'entrava, vabbè, a parte questo discorso qua. Quali sono gli sviluppi di questa sentenza? Questa sentenza, ripeto, all'epoca ha lasciato grandi dubbi, io non ho visto successivi sviluppi, sono andato all'epoca anche a confrontandomi con i giudici, confrontandomi con i curatori, anche nelle ammissioni mie, quel che si poteva fare per ovviare a sto punto, e non ho visto il sorgere di una diversa giurisprudenza per come potersi cautelare dinanzi a queste decurtazioni degli importi che il creditore istante va a fare, perché dice ma lui, torno al paragone, aveva un credito di 10, lo decurta, chiede 7 e mica glielo posso ammettere per 10, perché ha chiesto 7. Allora, io credo che la sentenza, visto che non è intervenuta ulteriore giurisprudenza, vada letta per quello che ha detto, né più né meno. Soltanto laddove si configuri un'operazione di compensazione, questa sentenza ha valenza. Non possiamo ritenere la compensazione a luogo nel presupposto che ci sono due diversi titoli. Non dobbiamo pensare all'unico titolo, dobbiamo pensare a due titoli diversi. Quindi quando la banca fa la domanda d'ammissione sul conto corrente, e lì non è una compensazione se le curta gli importi, è una debenza che è dovuta sulla base del contratto, si ha l'operazione di compensazione quando la banca va ad eccepire una situazione diversa. Quindi anche tutte quelle riserve che comunque continuiamo a metterle, perché come dicevo è sempre opportuno assumere condotte di garanzia, perché qui non si sa mai poi come finisce, però io dico che
quella statuizione ha valenza soltanto laddove si configuri in senso tecnico una compensazione, cioè ci sia una distinzione tra i titoli, perché nell'ambito dello stesso titolo non è la compensazione, fa la domanda d'ammissione sulla base del rapporto contrattuale. Quindi tutto quell'allarme si è risolto. E allora però voglio fare una domanda, e poi anche dice: ma allora quel curatore quella volta che cosa avrebbe dovuto fare in relazione a quell'ammissione? Probabilmente avrebbe, oltre che dovuto far ricorso allo strumentino che abbiamo detto della condizione per quello che può valere, no? Probabilmente avrebbe dovuto indicare il titolo e avrebbe dovuto dire che quell'ammissione aveva causa sulla base della richiesta e sulla base di quel titolo, e che non veniva riconosciuta l'opposta compensazione, e che l'ammissione aveva titolo per quel rapporto limitatamente all'importo richiesto, però senza che avesse rilevanza quanto la banca aveva relativamente al cui rapporto si riservava la revoca. Questa indubbiamente sarebbe stata la cosa più logica da fare in quel caso. Volevo fare un breve cenno anche sulla data certa. La data certa è uno strumento che dà ampia disponibilità al curatore di giocarci, nel senso che abbiamo individuato quali possono essere i documenti, ce li immaginiamo. Non voglio andare neanche tanto oltre su tutta l'elencazione delle cose che possono costituire data certa. Però dobbiamo sapere anche una cosa, che il principio di data certa non è un principio di prova assoluto, è un principio di prova relativa. Cioè, nel senso che è data sempre facoltà alla controparte di dimostrare che la formazione di quel negozio, che la formazione di quell'atto, la formazione di quella cosa relativamente alla quale ricollega la domanda di ammissione al passivo, ha avuto il suo insorgere in data precedente. Ma non lo deve fare dicendo: vero che la data, vero che è stato stipulato un data, quello no, quello è una prova inammissibile, non sulla data, ma sul rapporto sì. Quindi il principio di prova, di assenza di la data certa, è un principio non assoluto e relativo. Secondo la giurisprudenza di Cassazione può essere rilevato dal giudice anche tra le eccezioni ex officio. Hanno ritenuto di configurarla così, non mi chiedete il perché, perché lì bisogna prenderne atto, basta, e darne, perché se andiamo a fare troppi ragionamenti ci riesce difficile, perché certe volte se le prendi da un punto arrivi a una conclusione, ma se le prendi dall'altro potresti arrivare alla conclusione opposta. Comunque può essere eccepita anche d'ufficio dal giudice, quindi probabilmente come eccezione d'ufficio anche nella fase di gravame rimane il punto che ammette la prova contraria. La prova contraria però va data non sulla data in cui è stato fatto il documento, vero che il giorno tolto ha sottoscritto il documento, no, sulla base del rapporto, vero che quel giorno ha avuto corso il rapporto, no la data, ecco, cioè su ciò che sottostà al documento, sul rapporto sostanziale. Ma comunque è uno strumento utile. Altro problema che meriterebbe un corso intero è la problematica del credito fondiario. Io ne voglio accennare soltanto su quei problemi, magari uno sa come comportarsi. È prassi oramai costante delle banche di trasformare le proprie esposizioni di conto corrente o quelle chirografarie a mezzo dell'accensione della stipula di un contratto fondiario con costituzione della relativa garanzia ipotecaria, che è irrevocabile sotto certi profili, eccetera eccetera eccetera. In giurisprudenza si è tentato sotto vari profili l'attacco all'istituto, ma sostanzialmente alla luce di tutte le pronunce vorrei arrivare al assunto. Uno, si è tentato di attaccarlo dal punto di vista dell'invalidità o della nullità, ma non ha funzionato, perché il contratto poi alla fine sempre, sia in talune sentenze di merito sia anche in quelle di legittimità, si è detto che poi il contratto era voluto. Si è tentato di prospettarlo, di inficiarlo sotto la fattispecie dell'illecito, è reato, pagamento preferenziale, niente, non si configura, perché anche il pagamento preferenziale presuppone il coinvolgimento del terzo, la coscienza, non c'è di per sé una responsabilità penale che poi non viene mai a nessuno configurata, quindi nascesse un'ipotesi di bancarotta, a quel punto esercito il risarcimento del danno ai sensi del 2043, ma in assenza di una eccezione, di un'imputazione di quel tipo non
ne parla neanche. È simulato? No, assolutamente no, perché altro tentativo era stato quello di eccepire la simulazione. Dice, beh, il contratto è inefficace o annullabile, perché sono questi i concetti a cui si ricollega l'istituto della simulazione. Dice, no, non è neanche simulato, perché in effetti le parti l'hanno voluto effettivamente. Le parti erano d'accordo di volturare la ragione chirografare in ipotecaria a mezzo della stipula del mutuo, la cui erogazione è andata a ridurre l'esposizione del conto corrente, punto, è stata voluta. L'unico sistema che tiene quindi è quello della esclusione dal passivo sulla base dell'eccezione di revoca. Vi ho detto che è sufficiente l'eccezione di revoca, non è necessario qualificarla nella forma riconvenzionale, soprattutto quando l'avvocato si troverà a sostenere l'opposizione dinanzi al collegio. Non è male comunque farlo, a mio modo di vedere, così escludiamo ogni natura, anche perché questa è la giurisprudenza ultima. Fino a 2 anni fa la Cassazione diceva che doveva essere formulata con i crismi della domanda riconvenzionale, che poi anche lì si capisce, perché domanda riconvenzionale per ottenere una statuizione di cancellazione dell'ipoteca, ma se io te recepisco e ti dico che l'ipoteca praticamente è la stessa cosa. Però in ogni caso, quindi, lo strumento per inficiare operazioni di questo tipo sono l'istituto del 2901, a ricorrere ovviamente dei presupposti su cui il curatore dovrà avere molta attenzione ad andare ad individuare causali di credito antecedenti all'operazione, perché abbia sostegno l'eccezione di revoca, e cioè l'inefficacia del negozio, perché idoneo a cagionare danno. Il danno è nei confronti non del fallimento di per sé, ma di quei creditori che hanno costituito titolo antecedentemente all'operazione. Quindi occorrerà verificare ai fini della sostenibilità dell'eccezione di revoca che ci siano creditori di quella fattispecie e che i terzi fossero in una qualche maniera consapevoli di questo, d'accordo? Ma questo è sotto certi profili anche abbastanza semplice, perché l'operazione non si configura come, può anche non configurarsi come operazione onerosa. Però ecco, l'attenzione di andare alla ricerca di creditori precedenti che hanno trovato un documento dalle operazioni e poi darne prova nella successiva fase dell'impugnazione. Perfetto. Altra cosa sulla, dottor Pastore, Federico ha parlato un attimino della questione del credito ipotecario. Può capitare che il credito ipotecario venga ceduto, sia oggetto di cessione, va bene? Anche in questo caso la cessione non necessita dell'annotazione. Ai fini del concorso, al passivo del fallimento, il creditore che acquista il credito da un altro e lo riceve non necessita obbligatoriamente dell'annotazione nei registri immobiliari di questa operazione. Ciò che conta è che l'operazione chiaramente abbia una sua data, una sua certezza nelle firme, eccetera, eccetera, perché quando uno si sostituisce alla ragione di credito di un altro, occorre accertare che ne sia l'effettivo destinatario. Ma questo perché? Prima abbiamo parlato del decreto ingiuntivo. E abbiamo detto, ma come, non vale il decreto ingiuntivo perché il giudice, perché? Perché c'era un giudice che doveva accertare la notifica, la regolarità della notifica. Quindi se non c'è un giudice che accerta la regolarità della notifica e quindi non rende possibile la posizione della formula esecutiva all'esito di questa attività, il decreto ingiuntivo non vale. E dice, perché allora invece qui lì serve la formula esecutiva e perché allora non serve l'annotazione del credito ipotecario? È molto semplice, perché poi anche il diritto c'è in certi casi, non sempre, ma comunque ricollegato a criteri di logica. Non serve nella semplice contestazione con constatazione che il conservatore non è arbitro della vicenda. Il conservatore deve prendere l'atto, deve verificarne soltanto la sua formazione, non ha un sindacato in merito, può rifiutarlo soltanto laddove non ci siano aspetti formali, ma non ha un sindacato su quello che riguarda le forme. Quindi quel sindacato non viene attribuito certamente al conservatore. Poi io, da questo punto di vista, i giudici sono abbastanza accoccati nel difendere anche correttamente le loro prerogative, no? Cioè ciò che deve essere fatto nell'ambito del tribunale è il conto, ciò che accade fuori è destinato a non aver valenza.
Un altro problema interessante, sempre per stringere, è quello dell'ammissione dei professionisti, questa e soprattutto degli avvocati. Allora, ma questo vale anche per le attività rese dai commercialisti nella difesa tributaria. Giustamente il dottor Pastore ha ben identificato il periodo temporale, che non va confuso come un tempo accadeva quasi comunemente sulla base di una incerta lessico della legge sul fatto che negli ultimi due anni chiaramente non sono gli ultimi due anni dal fallimento, ma sono gli ultimi due anni di esercizio, ma questo era da sempre. È che qualche curatore si dà una letta e dice sarà così, no, nella realtà sono gli ultimi due anni. Allora occorre fare subito un discrimine sulle attività continuative. Le attività continuative, quale la tenuta delle buste paga, l'attività anche di consulenza generale, che può fare nella forma stragiudiziale anche il legale, non necessariamente voi commercialisti, incorre nel periodo biennale. Sono le attività giudiziali che non incorrono nei discrimini dei due anni. Ma perché questo? La motivazione non è per fare un favore agli avvocati o anche ai tributaristi che esercitano la difesa. Si è parlato di una non scomputabilità dell'attività sul presupposto non tanto che non si possa dividere l'atto di citazione e le memorie, perché nella realtà si possono dividere, posso dividere l'atto di citazione temporalmente, posso dividere la memoria, posso dividere l'attività giudiziaria, posso dividere la comparsa finale, ma il presupposto è che il compenso del professionista, secondo questo le indicazioni della Cassazione a cui si sono uniformati tutti i nostri giudici, vanno rese in relazione all'effettivo beneficio che la procedura ha ottenuto dal provvedimento, nel senso che il limite di valore della controversia non viene attribuita dal valore della domanda, a maggior ragione se la domanda non ha un particolare oggettivo riscontro, nel senso che se fai una domanda da 10 milioni di euro non necessariamente devi essere pagato per aver fatto una causa da 10 milioni di euro, ma occorre verificare nell'ambito di quel parametro se è intervenuta una sentenza, che beneficio hai preso, se il beneficio è, se la sentenza è ottenuta, è quello il valore, perché è il beneficio che hai ottenuto, e comunque non certo può essere parametrato a delle domande che si possono porre anche come infondate. Però il punto fondamentale per cui il privilegio dell'avvocato non si può scomputare non è tanto quindi nelle singole prestazioni, quanto nel fatto che è l'esito dell'attività che dà la dimensione del professionista, anche perché poi ci sono delle riduzioni, degli aumenti, parametri che vanno applicati in relazione a quel che hai fatto. Se è una cosa che hai fatto bene, per bene, se invece la causa l'avete persa, indubbiamente come minimo avete sottovalutato qualche problema all'atto dell'attivazione, quindi non meriti, ecco. E allora in relazione a questo criterio che va valutato all'atto finale non sono scomputabili. Quindi però che cosa succede? Quindi se interpretiamo a rigore questa normativa, tutti i compensi degli avvocati vanno necessariamente, sono tutti privilegiati, sempre, comunque. Durano le cause 10 anni, 12 anni, questo ha fatto 6, 7, 8 cause e diventano tutte privilegiate, perché dice non è scomputabile, va valutato in un unico contesto l'atto della cessazione dell'attività, non è i due anni dal fallimento. L'unica cosa che c'è sentenza su questo, è intervenuta sentenza che può ricollegare all'unità e l'unico incarico. Allora, se tutte queste prestazioni sono ricollegabili ad un unico incarico, nel senso non tanto per l'incarico si intende quello della procura, lì sarà sempre diviso, ma se ricollegano tutte ad un unico incarico, sono ricollegabili ad un unico incarico, che può essere anche scritto, qualche volta c'è, qualche volta non c'è, può anche non esserci, allora a quel punto la Cassazione dice guardate che sono escluse dall'ammissione in privilegio tutte le prestazioni concluse nel biennio antecedente la conclusione dell'ultima. Dice che vanno escluse tutte quelle che hanno avuto conclusione nel biennio antecedente la conclusione dell'ultima. Se lui ha concluso la causa l'ultima, praticamente è quella la data da prendere a riferimento. Ci possono rientrare lì dentro col privilegio soltanto le cause che hanno avuto conclusione nei due anni precedenti. Quindi anche questo criterio è attaccabile. In altre parole, poi la sentenza è abbastanza chiara, basta ricercarla. Vi consiglio anche quando
avete qualche occasione, come lo stesso dottor Pastore va consigliato su il caso, trovate un'ottima giurisprudenza molto analitica e fatta anche bene, e quindi oltre che lo Zucchetti che qualcosa serve, certe volte dicono anche cose sbagliate, che poi c'è uno come me, come voi, come chiunque che sta lì a rispondere, certe volte dicono cose giuste, certe volte meno giuste. L'ho visto molto migliorato però ultimamente, evidentemente sta lavorando, perché all'inizio le faceva più sbagliate, adesso ultimamente anche Zucchetti va abbastanza bene, però sul caso trovate una giurisprudenza che vi aiuta, e quindi focalizzando questa sentenza potrete certamente, se non è stato sufficientemente chiaro, in questa nave allo sporto. Un'ultima cosa che voglio dire, perché poi è anche abbastanza tardi e applicando qui, un'ultima cosa che volevo dire, il discorso degli studi associati, anche questa è una cosa che può essere interessante perché è un classico, no? Cioè nel momento in cui uno studio associato riceve l'incarico è praticamente quasi automaticamente, teoricamente andrebbe escluso, nel senso che l'attività dello studio associato non è riconducibile a quella del singolo professionista, quindi molti professionisti cosa fanno? Oramai lo sanno, fanno l'ammissione come persona fisica assumendo la titolarità del rapporto, e allora anche questo però richiede, a mio modo di vedere, di una verifica. Uno, che sia la Cassazione ha detto che è giusto ammetterlo in privilegio alla condizione che sia cessionario del credito dell'associazione, e la cessione del credito dell'associazione può intervenire non certo sulla cessione, no, perché se fosse la cessione del credito gli cede più o meno quello che ci aveva, ma sulla base dello statuto, nel senso che lo statuto dell'associazione prevede lo svolgimento in proprio di quelle attività, e poi la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività in proprio, a mio modo di vedere, senza voler tagliare le gambe a nessuno, io ritengo che il professionista che voglia cautelarsi dinanzi all'esclusione sarebbe bene che tenesse aperto un numero di partita IVA suo tranquillamente, a tenere il numero di partita IVA suo, farsi dare l'incarico personalmente e poi all'atto della fatturazione farlo fatturare dall'associazione se rientra nei prospetti e se ti pagano. Se non ti pagano non fate la fattura e fate la nota pro forma a nome della persona fisica, insomma. Io penso che per stasera possiamo aver concluso. Allora, non so se vista la tarda ora se c'è qualche domanda velocissima al volo. No, ma avevo una rapidissima. No, lasciamo stare. Molto raro, no? Sulla questione dei compensi professionali. Questo è pericolosa. Sì. Compensi professionali non ancora fatturati, perché ovviamente non riscossi al momento della dichiarazione di fallimento. Per poi mi sfugge il motivo per cui l'ammissione del credito di IVA di rivalsa non possa essere chiesta in prelevazione, o meglio, tutte le volte che lo chiediamo in prelevazione ci viene costantemente negato. Eppure per la struttura dell'imposta, per l'esigibilità che nasce in corso di procedura, non ci sarebbe nessun, almeno a mio parere, nessun problema a riconoscere prelevazione, anche perché dall'altro lato la procedura quindi si detrae integralmente. Quindi il mancato riconoscimento si sostanzia in effetti in un danno, in un indebito arricchimento a beneficio della procedura, a danno del creditore. Cioè, vorrei capire per quale motivo insistono a non ammettere in prelevazione il credito di IVA, non ovviamente anteriore all'inizio della procedura, ma sorto in corso di procedura. Personalmente sono... No, non c'è una risposta. Personalmente sono pienamente d'accordo. È una cosa che fu oggetto anche delle battaglie all'epoca con la dottoressa Giardino, che fu la prima a tirar fuori questo criterio. Purtroppo la Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso. Ha detto che il credito del professionista non ha una natura di IVA, non ha una natura di prededucibilità, e come tale si ancorano a questa. Sarebbe oggetto, poi non è che tutto quello che dico la Cassazione va bene, perché anzi tutt'altro, sarebbe l'occasione per riandarci,
Il problema è una problematica anche dei costi, se il gioco vale la candela, e a quel punto probabilmente ci atteniamo a questioni molto più pratiche, che può essere quella dell'autoriduzione all'atto del pagamento, della nota pro forma o della revisione della fattura, perché poi ti costringono a fare questo, perché nell'ambito del compenso professionale ti tolgono la ritenuta, non ti paga l'IVA, e a quel punto e tu la devi versare, a quel punto non so perché hai lavorato. Sono pienamente d'accordo, secondo me l'ingiustizia tu la recuperi l'IVA perché a me me la paghi, è una cosa che non riesco veramente a capire, non so come sia sostenibile una sentenza di quel tipo, c'è ancora una sentenza della Cassazione che dice che è regolare, e vabbè, è regolare. Che non c'è un'inversione di rotta? Certo, che andrebbe sottoposta, però devi trovare anche chi la consente questa cosa, perché laggiù io la mia esperienza che ho avuto dei ricorsi in Cassazione è terrificante, cioè lì è praticamente non so quel che vai a fare. Quello va bene per guadagnare tempo, va bene come resistente quando c'è dall'altra parte, è rischiosissimo, anche perché c'è una percentuale di ricorsi ammessi rispetto a quelli rigettati che è il 95-98%, praticamente oggi con l'inammissibilità sul presupposto che la questione sia stata decisa in senso conforme dalla Corte di Cassazione, devi trovare proprio un magistrato che prenda a cuore questa questione, che capisca, ma se tu la recuperi perché a me non me la paghi, hai perfettamente ragione. Sulla genesi del debito tributario, sì, che nasce in corso di procedura, è pacifico. Ma che fai? Che faccio la fattura? Perché me la paghi? Altre domande? Qualche precisazione sulla missione del credito delle società di leasing? Fa riferimento a che cosa nello specifico? Ai canoni non maturati che i nostri giudici non fanno ammettere perché non maturati, ma che le società di leasing ogni insinuazione prevede la richiesta di ammissione per il leasing maturato alla data di fallimento e il leasing a scadere. Allora guarda, io personalmente non ho patrocinato cause sul leasing, quindi in questo momento non so darti una risposta, però so per certo che i canoni successivi in effetti so che non li ammettono. Quello che dici è corretto. Ho un'opposizione a fine. Però non so dare una risposta perché non ho patrocinato una causa di questo tipo. Le ho viste tutte in sede preventiva, sono stato consultato nella sede preventiva, ma adesso in questo momento non so dare una risposta come ho affrontato il problema. È chiaro che l'importo del credito va ridotto dal valore dell'allocamento, questo mi pare chiaro, no? Concetto. Ecco, sull'importo sull'altro importo sarebbe da discutere, in effetti sarebbe da discutere, è da discutere, ma in questo momento non sono in grado di dare una risposta perché non ho patrocinato cause. Non ho messo il credito dei canoni non maturati salvo il recupero della differenza fra il valore recuperato in sede il valore di riallocazione del bene. C'è stata un'opposizione naturalmente, quindi quello che sarà. Ma in questo momento non sono in grado di sviluppo, so per certo che i nostri giudici hanno preso questo orientamento. Tutti i leasing hanno chiesto sia il maturato che il non maturato. Cioè, e questo lascia il sospetto che possono avere ragione. Certo. No, nelle clausole contrattuali c'è, nel senso, sotto forma di penali, sotto forma di. Ma sulle penali non me ne farei un grande problema, perché le penali non sono applicabili, d'accordo? Per effetto del fallimento, dello scioglimento, non sono applicabili. È chiaro che in effetti però dicevo, ho maturato, sì, io te li do il valore del riallocamento, ma ammetti per tutto, però, perché poi è questo il principio, no? Cioè nel senso che sono d'accordo sulla prospettiva. Subordinato, cioè ma possono avere ragione anche, nel senso che dice io volevo 100 dalla vendita di sto veicolo e alla fin fine ricaverò 70 al netto del valore, 80, più ti tolgo il valore del riallocamento, mi pare forse anche giusto che ottengano quello, però andrebbe approfondito questo problema, onestamente in questo momento non so in grado di dare una risposta. Grazie. Non mi è capitato. Altre domande? Perfetto. Il dottor Pastore Gianni Sorretto e l'avvocato Morigoni per il suo sempre molto
esuberante intervento. Grazie mille, grazie a nome anche del nuovo.